Hai dolore lombare e vuoi scoprire un trucco che ti permetta di risolverlo istantaneamente? Ti fa male la schiena, hai una lombalgia e vuoi conoscere i 3 punti magici da toccare, da trattare per farti passare il mal di schiena? E allora sei assolutamente nel video giusto. Ciao a tutti, io sono Gianluca Italiano. E io sono Mattia Risanza, i migliori fisioterapisti del mondo. Secondo i miei figli, ovviamente, viene sempre da ridere quando lo diciamo. E in questo video ti facciamo vedere i 3 punti che si possono trattare manualmente con un massaggio per andare a sentire un po' di sollievo nella tua schiena, che sono i punti che poi anche i migliori fisioterapisti trattano quando tu hai mal di schiena. Fisioterapisti, osteopati e chi ne ha, chi ne metta, 3 punti davvero magici. Esatto. Basta subito. Te li facciamo vedere prima come li farei io sul paziente e poi te li facciamo vedere come li puoi fare da sola, comodamente, da solo, comodamente a casa tua. Ti spoglio? No, rimani pure così, non c'è problema, poi ti tiro sulla maglietta. Sarai più la panca in giù. Vado. Tiro su la maglietta. Come stanno spogliando? Il primo punto che andiamo a toccare è il punto dei muscoli paravertebrali, che sono questi grossi fasci che partono dalla base del sacro e arrivano su, addirittura pensate fino alla scapola, fino al collo. Sono il muscolo elevatore lungo della schiena, il paraspinale. E il punto magico che normalmente è contratto in questi muscoli è a livello della mezza schiena. Lo so, puoi avere lombare, dolore lombare basso, ma il problema è il dolore su cui lavorare è un po' più in alto. Questo perché questo muscolo ha la parte più cicciotta al ventre proprio a questa altezza, mentre in questa zona bassa dove tu hai male ci sono solo le fasce un pochino più, come si dice, fibrotica, eccomi, non mi veniva la parola. Per cui, il tuo dolore è in questa zona, ma andiamo a lavorare a questo livello. Su un paziente uso il mio gomito, sono più o meno in questa parte e mi appoggio sopra e vado a fare dei grossi movimenti ampi di scorrimento in su e in giù. Tipicamente, esatto, questo è il punto che trovo che è contratto. Non applico una pressione eccessiva che sia tollerabile, anche se dovrebbe essere comunque leggermente dolente. Leggermente? Si sente tanto, vero? Allora è un po' più leggero. Vedete com'è ampio il movimento? Per essere tranquillo, per essere sicuro di non perdere un punto, di saltarlo, faccio un movimento bello ampio. Sono le mie gambe che si muovono avanti e indietro. Io sono solo appoggiato col mio peso, non è il gomito che va su e giù, ma è il mio peso che va avanti con la gamba in avanti e indietro con la gamba indietro. Avanti e indietro. Ok? Punto molto comune in chi ha dolore in un lato della schiena, o il destro o il sinistro, e che è un dolore basso che scende in giù. Il secondo punto caratteristico invece è un po' più in basso a livello dei glutei, in particolare del medio gluteo e del piccolo gluteo, che sono dei muscoli che partono nella zona laterale a livello della cresta iliaca e scendono giù fino al grande trocantere. Per cui qua sono sul bacino e mi sposto di lato. Ok? Sono più o meno all'altezza dell'ascella, andando in giù, e a questo livello ho normalmente dei punti contratti che possono poi dare dei fastidi e mimare anche una sciatica, un dolore lungo al gluteo e poi più in basso. Per cui da questa posizione vado a piatto. E anche in questo caso un movimento ampio di tutto il mio corpo. Prima spingo in giù, a movimento a pinza della mano, schiaccio e mi spingo indietro e mi spingo in avanti. Il mio corpo si muove avanti e indietro per andare a mobilizzare il punto, andare a comprimerlo, andare a erogarlo di sangue. Perché sì, l'effetto che ha il massaggio è di portare più sangue nella zona, di creare un aumento delle informazioni propriocettive, che vanno poi a coprire la sensazione di dolore, che vanno a migliorare il trofismo della zona e che gli vanno quindi a dare quel sollievo temporaneo di cui hai bisogno per poi fare gli esercizi. Il terzo punto, ci giriamo pancia in su, andiamo a vedere invece un punto della parte anteriore addominale. Questo è una cosa che in pochi sanno e che da pochi trattano, specialmente quando vai a farti i massaggi a livello classico, perché appunto poi il massaggiatore ti fa stare sempre a pancia in giù, ma ci sono dei punti, delle zone contratte nel retto anteriore, che è questo muscolo qui davanti, che riferiscono, stai molto attenta o attento, che una contrattura in questa zona riferisce dolore dietro, tipicamente a fascia. Quando prendi tutta la fascia dietro
9 volte su 10 è una contrazione del retto addominale anteriore. Dove troviamo il punto contratto? Sotto le coste. Queste sono le mie coste, questi sono i due retti. Normalmente sotto la costa, subito sotto, trovo il punto. In questo caso ci vado a lavorare sul lato più lontano. Con i due pollici uno sopra l'altro andiamo a fare degli scivolamenti a destra e a sinistra e andremo appunto a beccare questo punto fastidioso che quando è molto infiammato va proprio a riferire dolore posteriormente. Ok? Normalmente il massaggio può durare 3, 4, 5 minuti, tutta la durata necessaria perché il punto non faccia più male. Per cui la prima volta lo comprimo, la persona sente male, inizio a fare le mie oscillazioni destra e sinistra sempre più leggere e più ripetute, fin quando poi riesco ad andare fino in fondo, a schiacciare fino in fondo e la persona non sente più niente. Se invece vedete che continuando a massaggiare il dolore aumenta, probabilmente è il caso di interrompere e di non farlo più. Andiamo adesso a vedere invece come lo puoi fare per conto tuo. Se vuoi metterti pure seduto, Mattia, così le persone vedono. Puoi farlo vedere tu e che lo faccia vedere io? No, continua. Allora, la prima cosa è proprio come la sta facendo Mattia. Siamo qua, vogliamo farlo vedere a tutti. Andiamo sotto la costa, punto che avete individuato prima Gianluca. Eccolo qua c'è il retto addominale. Semplicemente con le mie mani, mi raccomando, quando fate i massaggi in generale non andate mai con le punte delle dita, non siate così puntuali, anche perché vi fate veramente male voi stessi ai tendini delle dita, vi vengono a scatto. Quindi bel dito piatto, vado a prendere il punto dentro e fuori. Potete farlo così in profondità oppure anche scorrendo. Cos'è importante in queste tecniche? Anche non dovete lavorare solo sulla pelle, dovete prendere il muscolo, quindi non ha senso fare una cosa del genere, bisogna andare in profondità, deve essere sempre confortevole e lascio. Sì, io normalmente faccio con una mano, comprimo e con l'altra mobilizzo, così ho le due componenti. È ancora meglio. E non riesci a non le perdi né una né l'altra, quindi la mano destra comprime, la mano sinistra fa il cerchiolino o lo scivolamento e riesci ad andare bello preciso. Quindi come hai già capito, anche per gli altri due punti la tecnica è la stessa, semplicemente ci mettiamo nei punti corretti. Da qui mi metto di spalle, un po' più complicata, guarda qua. Sì. Questa qua è di far aiutare da qualcuno. Sì. Siamo qui. Un po' più alto direi, anche se leggermente più in alto. Ecco, questo è il punto sempre doloroso, anche qui vai ad afferrarlo con una mano, con l'altra come diceva Gianluca rinforza. Io a me piace farlo anche con questa parte perché ho molta più forza e da qui vado. O magari la classica pallina da appoggiare al muro può essere una cosa. Cioè ci vuole un po' di elasticità nelle spalle per arrivare in questa posizione, però una volta che ce la fai tranquillamente, ecco, un bel massaggio. Eh sì, esatto, l'unica cosa importante è proprio quella, non andate qui in basso anche se avete male qui in basso perché il punto è più in alto. Perfetto. Terzo punto lo potete fare o da sdraiato, o da in piedi, o da seduti. Questo è semplice, guardate a riconoscerlo questo punto, però mi piace farlo anche con la gamba in questa posizione di flessione perché me lo espone bene. Da qui, sul vicino al trocantero, lo sentite che sono sicuro che fa male a tutti. Una volta che ce l'avete, come sempre, stesse accortezze. Mano piatta, l'altra mano rinforza, premo, metto la pressione, con l'altra metto il movimento e via. Automassaggio del trocantere. Perfetto. Ottimo. Ok. Se lo fa qualcun altro meglio, no? Però sì, se a volte capita di doversi automassaggiare. A vostra moglie, alla vostra fidanzata, a chiunque abbia bisogno. Rimaniamo però chiari con una cosa. Sono tecniche, sono manovre che danno del sollievo, che possono darvi quel beneficio temporaneo, che possono aprire quella finestra di benessere che vi aiuterà, e ricordate bene, allo scopo principale che è quello invece di fare esercizio fisico, perché attraverso quello sì riuscirete a curarvi, ok? Non credete a chi vi dice che con un massaggio possa curare il vostro mal di schiena, perché questo non succede, ahimè. A chi vi dice dei tre punti magici, a chi vi dice che con una scrocchiata vi rimette a posto, purtroppo non è così facile. Rimane comunque la massoterapia, il massaggio, un'arte nobilissima, è bello saperlo fare, è bello riceverli, è bello darli, però come valenza terapeutica appunto può darti quella finestra in cui intervenire
ma non si può pensare di risolvere i nostri problemi in un modo così passivo. Esatto, esatto. Però detto ciò, posso aggiungere una cosa? Beh, se ti fa bene, ben venga a un certo punto, nel senso, soprattutto anche queste tecniche di automassaggio, eccetera, se, perché rimanere chiusi? Cioè, per essere troppo aperti poi diventiamo troppo chiusi, no? Nel senso, se un paziente mi dice io guardo l'olore alla schiena, l'unica cosa che non lo fa passare è che mi massaggio da solo, come mi hai detto tu, Mattia, questo mi fa stare bene, ben per te, buon per te, magari lavoriamo anche su altri aspetti, però non siamo certo noi i talebani della fisioterapia, ecco. Esatto, fanno tesoro, questo è solamente un modo per noi di condividere le nostre competenze. Negli altri video invece puoi trovare gli esercizi, puoi trovare le spiegazioni, puoi trovare tutto quello che devi sapere per curare il mal di schiena fino in fondo e da tutti i punti di vista, da tutti i punti di vista. Come dicevamo all'inizio, adesso ti diciamo come avere una consulenza gratuita. Sono due modi. Il più semplice è lasciare un commento qui sotto, condividi la tua opinione, condividi le tue idee, condividi la tua esperienza personale. Ricorda che qualsiasi cosa tu condivida in questa community magari stai aiutando qualcun altro che è magari più timido, magari non vuole esporsi come tu invece puoi fare, e questa è una cosa bellissima. Noi rispondiamo a tutti. Esatto, risponderemo anche a te qualsiasi sia la tua esigenza. L'altra cosa invece, se non ti va di condividere le tue problematiche, puoi benissimo mandarci una mail in privato a info@almafisio.com. Ti lasciamo con la nostra massima e al prossimo video di domani. Ci vediamo. Ricordati sempre, Alma Fisio, curare e non trattare. Ciao, 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 grazie. Bravo, ok.